Buonasera, accanto a me il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Crupi. Sì, e questa sera abbiamo presentato il libro di Bruno Lucisano, Luna Nova, è il terzo libro che presentiamo in 2 mesi qui a Bova Marina. E stiamo portando avanti insieme all'assessore alla cultura Maria Lucelio un ricco programma di attività culturali, questa presentazione di libri. Nel parco archeologico c'è il progetto Georgios, domani ci sarà la terza conferenza. Vediamo che anche diciamo, i cittadini, la cittadinanza sta rispondendo con una buona presenza a queste iniziative, quindi questo ci sta a dimostrare che la strada, la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta. Per noi è molto importante investire e parlare di cultura perché la società, il nostro paese, la nostra comunità può cambiare solo se c'è un cambiamento a livello culturale, quindi un modo di vedere le cose, un modo di interpretare le cose, un modo di fare diverso rispetto a quello che c'è stato, che si è verificato in passato. Anche il fatto di fare la raccolta differenziata, cosa che penso che subito dopo l'estate avvieremo, è un fatto di cultura, è un fatto culturale, il rispetto delle persone, il rispetto reciproco, la solidarietà verso i più bisognosi è un fatto prima di tutto culturale. Ecco, quindi perché noi riteniamo che senza cultura non ci può essere crescita, non ci può essere alcuna prospettiva per il nostro territorio, per i nostri giovani. Sicuramente l'appuntamento di questa sera, ricordiamo che è il terzo evento inerente alla cultura, quindi si è potuto appunto ascoltare dei splendidi versi che trattano degli argomenti molto importanti come l'immigrazione, la donna o ancora la terra di Calabria. Parliamo appunto della nostra area grecanica avvolta a dei punti d'ombra e sicuramente questi eventi riescono a dare stimolo. Altri eventi che comunque continuano su questa linea. Sì, noi, come ho detto nel saluto che ho fatto a conclusione di questa serata, agosto sarà un mese pieno di eventi, di manifestazioni culturali, esibizioni musicali e tante altre cose. Noi dobbiamo far emergere gli aspetti positivi dei nostri territori, parlo al plurale perché lei ha fatto riferimento all'area grecanica. L'area grecanica è ricca di risorse, purtroppo non le sappiamo, abbiamo saputo sfruttarle in passato e quindi dobbiamo cambiare verso. Soprattutto i problemi non vanno sottaciuti, non bisogna fare come lo struzzo. Non bisogna nascondere la polvere sotto i tappeti, però insieme alle cose che non vanno, bisogna anche far emergere e bisogna parlare delle cose, delle tante cose positive che ci sono e quindi rilanciare l'immagine di tutta l'area grecanica, che è un'area ricca di risorse e ricca di potenzialità. Sicuramente l'amministrazione comunale bovese viaggia su questo binario a dare una certa rivalutazione del territorio. Sì, noi viaggiamo perché Bova Marina è bella e Bova Marina ha bisogno di poche cose perché è una piccola cittadina, ha bisogno innanzitutto di pulizia, un paese pulito, un paese ordinato, è un paese dove è un paese solidale, un paese dove venga ripristinata la giustizia sociale. Quindi dare di più a chi più ha bisogno e poi di qualche opera
strutturale che di qualche infrastruttura e poi valorizzare quello che già c'è. Abbiamo una biblioteca, qui dietro di noi c'è l'istituto regionale, finalmente è partita la fondazione gli studi ellenofoni, abbiamo il parco archeologico che già solo questo è un'eccellenza, abbiamo la seconda sinagoga dopo quella di Ostia, abbiamo importanti strutture sportive, la palestra, lo stadio e la piscina che a breve andremo a sistemare con la posta in opera di un nuovo telone e poi procederemo a pubblicare un bando per darlo in gestione ai privati, poiché il Comune non ha né le risorse umane né quelle economiche per gestirlo e quindi creare anche un polo sportivo e dare opportunità sia di lavoro a chi andrà a gestire la piscina sia ai giovani, meno giovani, di tutto il comprensorio di poter praticare questa disciplina sportiva, anche perché Bova è al centro tra Siderno e Reggio, dove ci sono altri impianti di questo tipo. Questa sera si è omaggiato una grande persona, suo padre, Pasquino Crupi. Sì, quando si parla di mio padre, soprattutto quando ne parlano altri, insomma l'emozione è forte. Io cerco di seguire gli insegnamenti di mio padre, che quello che mi ha trasmesso è che la giustizia sociale, la solidarietà, essere sempre al fianco, a sostegno dei più deboli, dei più bisognosi, degli umili e essere popolare, così come lo è stato mio padre, quindi io finché sarò sindaco sarò un sindaco popolare. Sicuramente si può rivedere in quello che sta facendo. Sì, anche questo sì. La ringrazio e alla prossima. Va bene, grazie.